Logos Web Radio. Ciao, sono Bruno Trebbi, oggi vi parlo per il Blogos di basket e per la precisione delle finali di Coppa Italia che si sono svolte la scorsa settimana a Casalecchio. È stato un evento molto grande, molto seguito, con oltre 30.000 persone che sono andate alla Future Show Station nei 4 giorni in cui la finale ha avuto luogo, per un incasso di oltre 500.000 euro. Diciamo che è il più grosso evento organizzato dalla Lega Basket e dalla Virtus insieme, un grande evento che ha attirato tantissime persone, ha riempito gli alberghi e ha portato tutti gli appassionati di basket italiani a confrontarsi a Bologna. Si sono affrontate le 8 migliori squadre del girone d'andata. La finale è stata quella forse che tutti si aspettavano, tra Siena, campione d'Italia e corazzata imbattuta in Italia quest'anno, e la Virtus, che un po' da outsider ma anche da squadra convincente come è quest'anno, è riuscita a sbarazzarsi prima di Roma e poi di Teramo, di una sorprendente Teramo, ed arrivare in finale. La finale è stata molto amara per i tifosi della Virtus, perché ci si aspettava tutti che Siena vincesse in maniera netta, nitida e corposa, ma i biancoverdi hanno accusato le 3 partite in 3 giorni e hanno disputato una gara sottotono, e la Virtus, i bianconeri, sono rimasti lì fino alla fine, se la sono giocata, e alla fine purtroppo hanno perso per un solo punto, per cui una grandissima delusione per i tifosi Virtus e una grande soddisfazione per i tifosi di Siena, che vincono finalmente la prima Coppa Italia dopo essere stati beffati proprio dalla Virtus nella finale di Coppa Italia di Forlì 2002, quindi vendetta per i senesi e tristezza per la Virtus, che alla terza finale consecutiva persa. C'è anche da dire che di queste 3 finali forse era quella col pronostico più chiuso, perché l'anno scorso con Avellino e 2 anni fa con Treviso la Virtus poteva vincere, anche lì è arrivata a giocarsela all'ultimo tiro, ma purtroppo è stata sfortunata. Questo è il bicchiere mezzo vuoto. Per quanto riguarda il bicchiere mezzo pieno, c'è da dire che la Virtus fa un passo avanti nel ranking per guadagnare la licenza per la prossima Eurolega, soprattutto vincendo lo scontro diretto con Roma, che era la sua diretta concorrente, e comunque ha dimostrato che la squadra è forte, è unita, il gruppo, da quando c'è stato il cambio di allenatore, Bonicioli è sulla panca bianconera, risponde e funziona bene, per cui la Virtus ci sarà fino alla fine di questo campionato, può assolutamente qualificarsi per le Final Four della Coppa FIBA Cup che gioca in questo momento, infatti anche ieri ha vinto la sua partita del girone contro il Galatasaray, e può anche arrivare fino alla fine, fino alla finale, per ritrovare Siena in quella che probabilmente sarà la finale scudetto. Vediamo insomma che cosa faranno i bianconeri, ma io credo che dopo una stagione disastrosa come quella dell'anno scorso i bianconeri possano essere fiduciosi per il futuro. Per quanto riguarda le finaletti che si sono tenute a Casalecchio, e c'è da dire anche che oltre all'evento mondano e baschettaro superiore, quindi le finali dei assolute che sono disputate, c'è stato un evento molto bello, vale a dire Basket for Life, quindi tutta una serie di tornei giovanili fino dai bimbi di pochi anni fino alle finali Under 21 che si sono disputate a Casalecchio e in tanti altri paesini della provincia di Bologna, impiegando oltre 1000 ragazzi che dopo sono tutti venuti a Palazzo ad assistere alle Final Eight. Questo è un evento molto bello, anche questo è già stato ripetuto nel corso del tempo. L'organizzazione della Virtus e di Claudio Sabatini dà grandissimo risalto al basket giovanile, e quindi anche Casalecchio è stata veramente per 4 giorni la città del basket. Si replicherà l'anno prossimo, sempre in questo periodo, sempre qui a Casalecchio. Ora vi saluto, se volete maggiori approfondimenti sul basket bolognese e non solo, potete leggere il sito www.bolognabasket.it, si parla di Virtus, di Fortitudo e di squadre minori dell'ambiente bolognese. Un saluto da Bruno Trebbi per la Blogos Web Radio, www.blogos.it.